Iniziamo. Tanto buonasera a tutti, benvenuti e ben ritornati a questo appuntamento. Quest'oggi sarà ancora più breve, proprio semplicemente un brevissimo saluto per introdurre questa seconda serata. Successivamente a questa seconda serata ci sarà, diciamo, un break fino al 19 del mese, e successivamente quindi due ancora appuntamenti finali, il 19 e il 21, se non mi sbaglio. Quindi, senza ulteriori indugi, io lascerei direttamente la parola a Ilda e a Carla per questa serata. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi vi presenteremo una narrativa, diciamo, narrativa delle immagini del popolo che sono state costruite dal secolo XIX e che rimangono fino ad oggi. Ci sono immagini che sono dappertutto a Portogallo, sulle stazioni, sulle case, si gira a Portogallo, dovunque ci sono questi piastrelli. Che hanno delle immagini bellissime, per raccolto di tradizioni, di utensili, eccetera, sono utilissimi per gli antropologi. Grazie, bravi. Siete bravi. E chi raccontano una tradizione popolare. Ancora in attivo, troviamo tutto questo, lo possiamo trovare nella gente che lavora e che fa così. Facciamo una narrativa, abbiamo preso delle immagini e abbiamo fatto una narrativa. Prima le tradizioni statuali, diciamo, dove si trovano le piastrelle le più frequenti, e poi andiamo sulla tradizione popolare. Avrete Andrea, abbiamo preparato delle musiche erudite e popolari che parlano tradizionale, che parlano propriamente di queste attività che vi vanno fare vedere, e termineremo con la vita, le donne cadute, diciamo, che si termina nel fado. È una radice popolare importante, e la storia delle donne cadute, delle donne sperdute nella vita è qui. È una narrativa purtroppo che continua presente a Portogallo. Dunque, abbiamo fatto un giro delle piastrelle più belle che abbiamo scelto noi, e speriamo che vi sia di vostro gradimento. Che denaro, che italiano. Buonasera. Io mi chiamo Carla e vi parlo della musica tradizionale portoghese, che si rappresenta in un ciclo di vita, dalla nascita alla morte, con le millenarie e nella morte con il lamento delle donne, ossia delle prefiche, che da noi si chiamano tepidairas. Adesso non è molto in uso, ma comunque con i villaggi al sud ancora si fa questo rito nei funerali. Questo è il primo ciclo di vita, dopo il ciclo delle stagioni dell'anno, che accompagna i lavori dei canti. C'è sempre una musica che dimostra il lavoro del campo, ossia la vendemmia, la mietitura, insomma tutto il lavoro del campo è rappresentato nella musica, con parole e musiche. Dopo arriviamo alla parte spirituale, che
che identifica la religiosità del popolo, ossia che i portoghesi sono molto cristiani. Io ho portato, scusate, io ho portato alcune musiche, una, questa prima che avete sentito è partita, ma non, è, non era il tempo giusto, ma comunque parlo adesso. È una musica erudita del secolo XX, è una suite lincana. La suite è una forma musicale che raduna varie danze, vari balli, no? Musiche di ballo. E questo compositore si chiama Luís Freitas Branco, è un compositore erudito portoghese, e che ha scritto questo suite lincana ispirato nella musica lincana. La musica, il Alentejo è una regione del Portogallo, al sud del Portogallo, prima dell'Algarve. Ci sono due Alentejos, uno alto e un altro basso. E lui sono diverse le musiche. Dell'Alto Alentejo è una musica più gioiosa, come sentite in questa qua, anche ballano. E del Basso Alentejo è rappresentata praticamente degli uomini, cantata solo dagli uomini. C'è una corale, come per esempio in Corsica, in Sardegna. Ma in Sardegna i Corsica sono un po' più uomini, qui no. Il canto lenciano, cant, si dice cant, lenciano, è rappresentato, cantato da molti uomini, E più o meno come nel gregoriano c'è una voce che alza il cant, che dopo lo sentite quando arriverà il momento, che alza il cant, e dopo c'è un altro che alza il cant, e c'è tutto il coro che canta insieme, è molto bello, e la musica è molto lenta. In questa parte dell'Alentejo il tempo ha una dimensione diversa. Non lo so, è una vasta regione di campagna, e non lo so perché è tutto molto lento in quella parte del Portogallo. La musica tradizionale è molto molto ricca, molto. Abbiamo tanti strumenti portoghesi, abbiamo per esempio 12 tipi di chitarra, 12 tipi, incluso con la Azores. Non vi posso dimostrare tutto perché non finiva mai. Allora ho scelto qualche musica tradizionale e una erudita. Allora, voglio dire anche, perché non ho finito il discorso, che abbiamo musica di Natale, di Pasqua, anche per l'arrivo del re, immagini, abbiamo tutto questo. Che ancora si fa? Che ancora si fa? Possiamo cominciare? Allora, se volete fare qualche domanda, sono a disposizione. Sarebbe stato carino una cartina del Portogallo. Sì, ho pensato, ma non c'è internet. Magari la prossima volta. Sì, io parlo come sì. Ah, è un rettangolo. È un rettangolo. Si fa da un lato avanti dell'altro. Sono 11 regioni in Portogallo. 11. Del Minho, Trás-os-Montes. Per esempio, in Trás-os-Montes la musica è fatta con la zampona, c'è un ballo degli uomini. Dopo il Minho è una musica gioiosa, il Douro lo stesso. Douro lo stesso, Beira Litoral anche, Beira Interior è un po' diversa. Beira Interior ci sono le donne che comandano con i gruppi di canto, delle corali, con un strumento di origine araba, duffo, un strumento di percussione di pelle, che le donne ricostruiscono e che suonano così, mettono le monete dentro e la suonano così e la suonano così, sì, con le due mani, fanno il ritmo, lo stilato ritmico. Arriviamo a Ribatejo, che è
parametro del ballo che fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e loro fanno due volte così con la donna che alza la gamba che appiccica la gamba dall'uomo e fanno i movimenti così molto rapidi e più o meno. Allora cominciamo. Allora cominciamo con scritto cominciamo numero 2 e le immagini sono un percorso per i palazzi edifici che hanno e queste sono le più antiche che ci abbiamo, sono mozzarabi. Questa è la chiesa
docente. Questa chiesa è piena di oro Italia dorata, ma oro di Brasile. Di fuori sembra un magazzino così di paglia, però dentro è questo splendore. Oro in piastrelle. Adesso la musica che va a entrare, ne avete già sul, si chiama Roppa Branca, Aveva Roppa Branca. Bisogna dire che questo brano è stato fatto per un film. C'è stato un periodo in Portogallo sotto la dittatura fascista e questi film erano era propaganda politica. E come in Alemagna i tedeschi hanno approfittato il lavoro musicale dei Fagner e hanno trasportato come un messaggio di propaganda nazionalista. E a Portogallo è accaduto più o meno lo stesso. I lavori del naturalismo e realismo del secolo XIX hanno stato approfittati dai potere fascista che ha durato fino al 74, e questo sono quello che vi facciamo vedere oggi, la vita della gente e come è stata usata come propaganda. E questo brano rappresenta le donne che lavano i fiumi, il bucato. La voce è un po' particolare, molto aguta, è fine del 1930-40 più o meno, no? Sì. E dice, hai fiume che non ti deve lamentare, hai rio non ti queixes, che il sapone non mata, non uccide, larga pure il pesce e li mette in color di argento. Vê lá non bem, vê lá bem, vedi bene, così bianca e lieve. C'è l'idea di chi la guarda, vedi bene che è caduta la neve. Come se fosse la neve. E ripete questa idea che sono molto felice di essere lavato e bucato, comandato, ordinato per una padrona. E lei dice un lenzuolo, due camicie, a vedere se la lista è completa, se non ha perduto niente, e è molto felice perché l'acqua è fredda e passa tutta la giornata lì lavando. Contente. Caiu neve, água.
le donne che lavano. È un filmetto che dura un'ora. E il paesino del Ducato Bianco sono tutte felici. Arriva un ragazzo che è il più ricco e sono tutte innamorate e poi una si sposa. E così. Questo dipinto che vedete è della scuola realistica portoghese, è stato fatto da un grande pittore portoghese. E le contadine che abitavano vicino a Lisbona avevano portavano i prodotti raccolti la mattina molto presto e andavano a vedere al mercato a Lisbona e poi tornavano. E questo è un ritratto, un dipinto di una contadina che si chiama Saloia. Oggi sarebbe una Terrona, però a quei tempi Saloia voleva dire la contadina che portava i suoi prodotti freschi al mercato molto, molto presto. Questo accadeva fino a 1920, poi le cose sono cambiate, però è un dipinto realistico. In seguito andiamo a sentire questa musica del Ventesio, del basso Ventesio, la musica lenta che vi ho detto e che c'è il cantante che alza la voce, ma non è a cappella come deve essere. Questo c'è stato un progetto con Andalusia. Si sente qua. Con Andalusia, che anche con Marocco, c'è l'orchestra di Siviglia e con questi, lavorando questi uomini della Ventesio, si chiama Gota d'Acqua. Qui loro cantano la goccia d'acqua. Loro cantano, dicono che sono andata alla fonte a bere l'acqua e che hanno trovato un pezzettino verde di un albero e chi lo ha perduto aveva degli amori e chi l'ha trovato aveva sette. E dopo chiede, mi dai una goccettina d'acqua di quella lì sempre scorre fra le pietre e pietrine e che occhio una goccia sarà lì. E dopo alcuna goccia sarà, voglio bere, no, bagnare la gola, voglio cantare come una rola. La rola è quella qua, la tortola, e come la tortola nessuno canta. Allora sentiamo.
molto calda, dove è difficile vivere. C'era una zona di latifundio dove i contadini lavoravano come schiavi. L'acqua era il bene più prezioso che c'era. Dunque questa canzone dell'acqua, una goccia, è una fortuna che avevano. In seguito c'è un altro brano, ma questo per il lavoro, che parla della terra. Tutto è percorso, cammino piano. Una pianura. Sì. Che tutto sono garofani e rose. Mio amore. Bello, amore bello. Piantate per le mie mani. È dell'olandese, dello stesso lavoro. E questo olandese dei tempi di Salazar era una monocultura. Sì. Oggi che abbiamo vino, abbiamo quel tempo era soltanto grano. E zucchero, però grano. E questa monocultura ha impoverito molto la terra, però era così. È confinante con Siviglia questa? Sì, è una... Con Stremadura. La Stremadura spagnola. L'Andalusia è quella. La zuppa che vi abbiamo portato è di questa regione. Calda di morire, come se fosse Africa. È una zuppa gelata, fredda, che si fa con quello che hanno a mano, però insaporita pure. Dei poveri, pane, olio e aglio,
e tutto questo si fa, si fanno una quantità enorme di diversi piatti buoni, saporiti per acqua, pane e aria e profumi di delle erbe. Erano molto poveri. È la mia regione preferita, non mi interessa. È per questo che ho portato le mie soggetti. Entrano le donne. E adesso abbiamo una musica del Miño. Il Miño è la al nord, un pochino con la Spagna, la Galizia. È una musica gioiosa, una musica che si balla. Alla fine possiamo vedere il ballo, perché vale la pena. Mentre mangiamo lì, Andrea dopo mangia. Però sentiamo solo... È una musica è completamente diversa di quello che avete sentito. Importantissimo a Portogallo, che è il mare.
questo tipo di pesca si fa più ancora a Portogallo? Sono le bue che vanno a tirare le rete, entrano nell'acqua e ci sono, si chiama la sciabra. Le barche sono queste lì, sono pesantissime e la rete le tirano le bue, a volte 4 o 6, e arrivano alla fine della spiaggia, tornano indietro, sono le bue che fanno. Si trova? Si trova. Esiste, si fa così. Centro, Sì, fanno al mare, entrano nell'acqua e tirano. Che periodo dell'anno? Che periodo dell'anno? Tutto l'anno? Sì, tutto l'anno, tutto, sempre. Quando il mare permette, perché sì. È una pesca regionale. Sì, il mare calmo. Questo si fa.
personaggi tipici dei due mignotas. Mignota è la donna di una regione che è Migno. Mentre io lavoravo a Pisa, quando lavoravo a Pisa, mi ha caduto, sono arrivata a settembre e poi ho cominciato a fare le lezioni e sono partita a Natale e ho portato dei pensierini ai miei studenti, allievi. E una che era molto brava e mi e diceva era di una regione italiana dove apprezzava i tessuti, ho portato un lenzo di mignota bellissimo, un scialle di mignota. Sono andata apposta a prenderlo, ricamato bellissimo, uno di questi. E ho fatto i regalini e alla signora ho detto questo è veramente una sciarpa mignota. Così è arrabbiata. Io sono rimasta così, ma sono andata apposta a prendere. È veramente mignotto. E poi mi hanno spiegato che non si doveva dire quella parola. Allora, la lezione seguita era tutte le regioni di Portogallo e questo Migno, Transmontano, l'interno, l'interno, e finita lì. Questa donna di nero è la novia, la sposa, si sposano in nero, tutto ricamato a mano, sono bellissimi. Loro. E loro che portano è loro di tutta la famiglia, è suo dono. Queste sono povere perché a volte se le vedete, se andate in internet a vedere, hanno chili di oro sul petto e sul orgoglio, nero e oro, e la sposa. Ma in tutto il Portogallo ci sono, solo in queste regioni qua, soltanto qui. Solo qui. E sono molto orgogliosa del suo vero sposa. Ascolta, abbiamo visto prima che si fa la sciapica con i buffoli, no? E abbiamo visto i quadri delle donne che aspettano i mariti, cioè sì. Tuttora le donne aspettano, sì, tuttora, sì. Anche oggi. Così uguale. Uguale, tuttora. Uguale. Aspettano vero. Sulla spiaggia. Che sulla spiaggia, estate, inverno, sempre, sono lì. Quando per ora devono entrare, sono lì. Adesso? Anche io, oggigiorno pure. Sì, sono lì. Allora. Sì. Adesso passiamo, questo è un piccolo racconto che facciamo sulla vita contadina e la vita nella città. E cosa accade nei paesini e come si termina, come si finisce nel fado. È un filo conduttore del fado. Io mi chiamo Alfano. Non si sa molto bene come l'origine del fado. Dicono che viene dall'arabo, dei canti, ma anche nel secolo XVIII, quando i portoghesi vanno in Brasile, avevano queste musiche, as modinhas, che erano cantate nella corte. E quelli che studiano il fado dicono che il fado potrà venire di queste musiche, as modinhas. Ma non si sa se è vero, se non è vero, comunque rimane così. È stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità. Viene dalla parola del latino fatum, che significa destino, è la stessa parola che dà origine alle parole fada, in portoghese infatti, no? Infatti, no? Fadelio, che è il correre fato in portoghese.
dicono anche che l'origine del fado di Lisbona, che va un po' indietro per i cantici dei Mori, che erano a Lisbona, in questa zona della Moreria. Ma non è certezza di questo. Cominciamo con Amadeus Drix, con il fado Macassa portoghese, che è servito anche di propaganda del fascismo, perché è una casa piccolina, poverina, con San Giuseppe in piastrelle, nella lune bianca, che entra e è un'allegria. La grande gioia è la generosità, perché hanno il sole, hanno le stelle, e l'amore è il pane. Sentiamo. Questo è completamente diverso. Io non ho
vivo a Quimbri e le sento. Io mi sento Tatiana Quimbra. Comunque, questa musica fa Quimbra, è fatta per gli studenti. Studenti. Cantare a Sernato Quimbra, cantare alle ragazze. E adesso comunque a Quimbra tutta la gente canta il fatto Quimbra, ma ha delle caratteristiche diverse di questo fado di Lisbona. Il fado di Lisbona va su tutte le classi sociali e va su tutti i mestieri, sia i cavalli, sia i tori, sia la tragedia, sia c'è un fado pure gioioso di uomini e donne che ballano, è molto piccato e pure non fa pulito. Sì, molto diverso e si cantano in tutte le occasioni. Il fa Quimbra è il ragazzo che suona al secolo XXI a una ragazza che ferma a casa, chiusa a casa, che non può uscire e diventa incinta per terzo piano e le donne sono delle cretine che non studiano e vanno avanti bucato sul fiume e aspettano che loro vengano su di lei a Quimbra monocordia, sì, è sempre il tempi sono il ragazzo che casa Quimbra e Tore non è tutto così. Insomma, a Quimbra il percentuale di donne che studiano è superiore a quello dei ragazzi che studiano. E a Quimbra le donne non possono cantare quando gli pare. Insomma, siamo sempre avanti. Avanti. Mi fa. Ah, e dopo vengono tutti di nero. Anche i giovani, no? Sono tanti giovani. Piangono. No. Passiamo ai sentimenti. Qui questa tela significa il solletico. Guardate che lei ha un bradino che fa solletico, a lui comincia l'innamoramento. E sono facendo la siesta, si riposano e comincia il gioco amoroso. Adesso sentiamo il fatto della gelosia, perché questo va a finire male. Siuma e gelosia. Siuma e mata. Siamo uscite. Cartas
Thank you.
Cristo.